Voglio iniziare il video in un modo molto stupido Magari con qualcosa che gasa un sacco Visto che lui è super muscoloso Super forte Super... Il più grande È Mosh Il più forte È Mosh Il migliore È Mosh Ma questo è Harry Potter È Moshur in un mondo pieno di magia, dove la propria posizione sociale è determinata dalla capacità nel suo utilizzo, esiste un ragazzo che non c'entra nulla con tutto questo. Un pompato, incapace di aprire le porte e amante dei Bignè, che vive in una foresta insieme al suo padre adottivo, 75enne, che gli vuole bene perché è un bravo ragazzo, anche se estremamente goffo e sbadato. Fin da piccolo lo ha allenato solo sotto l'aspetto fisico, poiché è nato privo di magia. Infatti, non ha nessuna volta. Detta anche linea alla dottor Stone in faccia, cosa che lo rende diverso dagli altri. E per questo il padre lo costringe a non andare mai in città. Infatti, cosa fa? Va in città perché non poteva perdersi dei bignè speciali. E così finisce per attirare tutta l'attenzione su di lui, compresa quella della polizia magica. Lui denuda un poliziotto, ma alla fine viene salvato da suo padre che se lo porta via. Però, Problema. Trovano la loro casa. Perché le persone senza voglia, ovvero la voglia, non la voglia di vivere, non hanno diritto alla vita e non possono passarla liscia. Poiché rovinano l'equilibrio e la pace del mondo magico. E quindi sono lì per catturare Mash. Il che fa ridere perché con quale coraggio! E infatti le loro magie, per quanto potenti, non hanno effetto su di lui e sui suoi poderosi muscoli. E così si mette a driblarli con la loro stessa magia. Ma Brad. Coleman, capo della polizia magica, gli fa una proposta. Ogni anno il miglior studente della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, della Easton Magic Academy, viene eletto come veggente divino e venerato come un dio. Se lui riuscirà nell'impresa non verranno mai più perseguitati. Infatti il capo della polizia lo aiuterà a farlo entrare, ma in cambio lui riceverà tutti i soldi e il prestigio che ne derivano. Mash accetta e così inizia l'avventura di Harry Potter. A Ogurn Easton Magic Academy, dove dovrà cavarsela senza magia ma solo a suon di pugni e mangiando bignè. E ce ne sarà di gente strana che gli metterà i baston. scope tra le ruote. Ma tra nuove amicizie, gente appiccicosa e sister con? se la caverà in qualche modo. In questo mondo parodistico di Harry Potter, in cui tra casate qui dice magia dovrà conquistare più gettoni d'oro possibili per diventare il veggente devil No. E in tutto questo, per raggiungere il suo obiettivo, lui non farà distinzioni: menando professori e menando anche ragazze malvagie. Infatti, beccati sta German Suplex, cogliono!